tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui Kirri, quest'oggi parliamo di Rainbow Six Mobile. Voi direte Rainbow Six Mobile? Esattamente. Se conoscete Rainbow Six sapete che è un famosissimo gioco per tutte le piattaforme, tranne che mobile. Già 4 mesi fa è stato annunciato il gioco, ma non sapevamo data né niente. 4 mesi fa era in alpha test, ma con l'annuncio di ieri di Ubisoft abbiamo ricevuto la data ufficiale e ai 7 paesi dove verrà lanciato la beta chiusa di Rainbow Six Mobile. Vediamo insieme il video. Perfetto, qua vediamo l'inizio di Rainbow Six Mobile. Questo qua è il video della beta chiusa, un originale di Ubisoft, quindi proprio ragazzi sarà una grafica pazzesca. E se siete dei veri amanti di Rainbow Six non potete perdervi questa bellezza di gioco. Ci saranno tutti gli agenti, ma soprattutto ragazzi ci saranno le 3 mappe principali. Mentre la grafica non è la grafica finale arriverà quando uscirà per tutti qua. E tra poco ci mostreranno la data del lancio ufficiale della beta chiusa e i paesi nella quale. Questo intanto è il gameplay, un attimo il video è davvero bellissimo. Il gioco è strutturato bene e secondo me ha un grossissimo potenziale per essere uno dei migliori giochi mobile di questo periodo. Rainbow Six Mobile è la data che qua vediamo, è esattamente il 12 settembre. Quindi domani ragazzi, sì, non me ne sono manco accorto nemmeno io, domani esce Rainbow Six Mobile, ma aspettate, ovviamente non c'è l'Italia. I paesi in cui sarà possibile scaricare codesto bellissimo gioco sono le USA, il Brasile, il Canada, le Filippine, il Messico, Singapore e India. I classici paesi dove si possono scaricare i giochi, come è stato un po' con Apex, erano circa gli stessi. E voi direte, come si può intanto entrare? Beh ragazzi, per iniziare a fare una pre-registrazione, per entrare anche noi che siamo in Italia, basta andare nel link in descrizione, unirsi a una pre-registrazione di Google Play di Rainbow Six. Però non verremo accettati essendo che siamo. Provando anche con i metodi delle VPN, molto probabilmente non sarà fattibile, perché verrà mandata un'email tramite l'account dove si è fatta la pre-registrazione per accedere al gioco. Quindi non sarà facile e forse impossibile entrare su Rainbow Six Mobile tramite in Italia con una VPN. Quindi per ora possiamo solo guardare e aspettare. Al momento la pre-registrazione è disponibile solo tramite Android e non iOS. iOS ancora la devono attivare. Ora vedremo dei gameplay di pre-alpha, che non è come si presenta in questo momento, ma è una fase prima del rilascio beta. Come potete vedere, c'è un sacco di tasti, quindi sarà abbastanza complesso giocare. Ma se la grafica era così nell'alpha, pensate com'è in beta e pensate come sarà nel rilascio globale. Un grandissimo cambiamento. E questo gioco ha del grandissimo potenziale, anche perché le partite non durano così tanto in confronto a molti giochi già sviluppati su PC, Xbox o PlayStation, quindi già su altre console o vari dispositivi. Questo qua è uno dei migliori giochi che potrebbe reggere su mobile, a differenza di un gioco come Apex che le partite durano molto, o un gioco come Valorant dove le partite durano circa mezz'ora. Quindi questo qui, essendo che è un gioco abbastanza veloce, potrebbe reggere. Giochi come Fall Guys o Fortnite potrebbero reggere un gioco mobile, ma comunque durano anche abbastanza anche questi giochi. Proprio per questo Stumble Guys, essendo un gioco molto più veloce rispetto a Fall Guys, va di più su mobile. Ragazzi, ovviamente se ci saranno notizie per poter installare Rainbow Six Mobile con la VPN ve lo dirò subito, ovviamente. E quindi lasciate like, iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.